group in the European Parliament and the European Party are here in Milano during this weekend of the 11th and 12th of February to support the campaign by Milano Si Muove and Radicals and Milano Greens around five environmental referendum: traffic, the extension of road pricing, the so-called EcoPass, the equality of houses and the heating system, and on the tunnels and Navigli. What you see behind me is the result of a failed parking plan of the city of Milano. So the whole thing has been abandoned, and one of the five referenda that we came to support here is dealing exactly with bringing back the water here and giving back also the beauty and the capacity to use by this in very industrial town its water origin. We really hope, and we are here to say that the electoral campaign for the replacement of the mayor that will take place in May have to have this five referenda at its very core. The title of our seminar is indeed Green Cities, Happy People. Il ruolo dei Verdi e delle iniziative in questa situazione è anche sempre la stessa. Prima veniamo sempre condannata come i nemici della economia, come i nemici della vita bella e così via, del benessere. E dopo, quando qualcuno ha il coraggio di muoversi, la gente è contenta. Per questo spero che sia un gran successo quel referendum, per dare un segnale di muoversi in una direzione dove altre città in Europa sono già arrivate. What's the vision for a sustainable city? What's the vision for a sustainable mobility? It's, I think, a big problem in Milan. You have a lot of traffic all over the city. I saw it yesterday when I walked through Milan. And this is the question what people have to ask the politicians. And I think the Greens have the best recipe for that. Look to Munich. So our recipe is innovation, cooperation, and this in combination with a good communication, I think that's the recipe for success. And that is very important for the Greens in Milan too. I think you will have a good campaign because I heard lots of interesting new projects that you are discussing in different cities. And I think the best place to show that living sustainable is the city, because there you can live sustainable. There are the ways are not so far, you have all the infrastructure. And so I think the future of green is in the cities. Une politique écologiste, c'est pas facile à faire passer. Donc il faut le faire avec les habitants. Cette politique qu'on doit mener, elle est une politique automatiquement sociale et obligatoirement participative. Una vera e propria rivoluzione, una rivoluzione della mobilità, dell'ambiente e del modo di vivere, perché cinque referendum sono un cambiamento totale del modo in cui si vive la città. Innanzitutto per me è prezioso il fatto che una lista verde ecologista appoggi la mia candidatura e che può essere veramente il volano per vincere a Milano e cambiare la città, migliorare l'ambiente e dare veramente una Milano vivibile per chi non solo vive ma chi lavora e opera a Milano. La prospettiva è molto semplice, la prospettiva è quella di cambiare completamente la politica rispetto all'ambiente e allo smog che c'è a Milano da ormai troppi anni, da quasi 20 anni. Oh mia bella Madonnina, che te brille te lontano. Attraverso l'iniziativa popolare di 24.000 cittadini residenti a Milano abbiamo imposto un programma nell'agenda politica. Gli obiettivi mondiali del clima e dell'energia
farli propri dalla città di Milano. Questo è il programma referendario e questo è la nostra ambizione, imporla grazie ai cittadini a una politica incapace di intendere, non lo so, sicuramente di volere. Tutto il mondo, le paese, siamo d'accordo, ma Milano è un gran Milano.